Compie 80 anni Miyazaki, Walt Disney d'Oriente, Adriano Monti Buzzetti. Al suo ritiro, più volte annunciato e disatteso ormai, nessuno crede più. Hayao Miyazaki, il piccolo uomo dei sogni col grembiule, è sempre lì, mani e cuore tra i pennelli. Carriera nata da un errore, quella del maestro giapponese. Figlio di un ingegnere aeronautico nell'azienda di famiglia, sin dall'infanzia Hayao ha occhi solo per i velivoli, ma proprio quegli occhi, troppo miopi, infrangono il sogno di pilotarli. Ed entra così in scena l'altro grande amore di sempre, il disegno. Alla Toei, colosso nipponico degli anime, dove conosce la futura moglie, Miyazaki inizia a seminare il suo stile in serie TV come Anna dai capelli rossi, Conan ragazzo del futuro, Heidi, Lupin III e tanti altri. Poi l'avventura in proprio, con il socio in visioni Isao Takahata e i lungometraggi di successo, Nausicaa, Laputa, Totoro, Principessa Mononoke, Il castello errante di Aul, ma soprattutto il visionario La città incantata, che nel 2003 gli frutta un Oscar, bissato anni dopo da quello alla carriera. Il cartone animato come forma d'arte e in filigrana una filosofia, intrisa di pacifismo, ecologia, tradizioni del sollevante. L'amore per il volo però gli resta dentro, insieme a quello per il nostro paese, sparso in mille citazioni, dalla favola d'annunziana Porco Rosso a Si alza il vento, omaggio al pioniere dell'aviazione Giovanni Battista Caproni, inventore di quell'aereo Ghibli che ispirò a Miyazaki nell'85 il nome stesso del suo studio. Sull'orizzonte ancora tanti progetti, tra cui il nuovo film dedicato al nipotino, Passione, non pensione, per un artigiano della fantasia che di sé dice «preferisco morire, pensando che voglio continuare a vivere».